Ciao a tutte e a tutti. Vivo in una location un po' diversa, sono in ufficio e sto sfruttando un momento di pausa pranzo per fare questo video. Allora, ne girerò due che pubblicherò sicuramente, uno stasera e uno non lo so quando. Perdonate la faccia un po' sconvolta, ma mi sono data un contegno ora perché è veramente improponibile. Però non ho niente, orecchini, collanine, non ho niente perché sono appunto al lavoro e quindi non avevo messo niente stamani mattina. Allora, primo video per farvi vedere quello che mi ha mandato una ragazza per uno swap. E allora, la ragazza è Cristina. Ora apro il pacco insieme a voi perché non l'ho ancora aperto. Allora, stavo guardando il video di Micetta Mau per vedere se mi riesce di vederlo tutto. Allora. No, forse ho tagliato un pezzettino di qualcosa, non andava tagliato. No, Daniela, non fare danni. Ecco, allora. Oh mamma! Oddio. Allora, innanzitutto. Nella bustina viola, evviva il viola. Com'è bellino questo bigliettino, figliole, guardate come è fatto bellino. Cioè, troppo più precise di me. Come scrive bene questa figliola? Che sarebbe Cristina, cioè Cristina con i tre al posto della E, della I, scusate, sono un po' fuori. E logicamente tutti fanno dei saluti a Romeo e Giulia che sta lacrimando un occhio. No, mi sono sudiciata tutte le mani con il pennarello, perfetto. Vabbè, bando alle ciance. Tutti fanno i saluti a Romeo e Giulietta e ricambieranno sicuramente. Oh, spero che il materiale che ti ho inviato ti piaccia, ma sicuramente c'è a scatola chiusa. Oh, scusate, ma sto lacrimando. Che c'ho il sole che mi picchia negli occhi. Allora, che si fa? Si guarda prima la creazione e il materiale. No, prima il materiale, la creazione da ultimo. Materiale creativo. Cioè, Mara figliole, io vi invidio, vi adoro e specialmente te, Cristina, ti adoro veramente. Cioè, veramente. Allora, non starete capendo niente perché non vi sto facendo vedere ancora niente, ma ero un attimino paralizzata da quello che mi ha mandato. Io non lo so, ma che siete telepatiche, figliole? Cioè, voi mi capite nel cervello quello di cui ho bisogno? Siete impressionanti, io vi adoro. Allora, questa catenina, che io amo le catenine a pallina. Cioè, le amo, le adoro, mi ricordano tanto le catene che aveva mio papà quando andava a fare il militare. Allora, che è così, di questo blu acceso, il colore è molto realistico, bellissima. Ora le mie mani fanno un po' pietà e è perfetta. Questa si infila anche dalla testa, meravigliosa, arriva proprio al seno, quindi bellissima. Poi le farfalline, no le farfalline, come si chiamano? Le mini maglie marine nere, che io non ce l'avevo, quando le volevo comprare tutte le volte ho sempre evitato perché magari le comprerò al prossimo ordine, e quindi non le avevo mai prese, quindi grazie perché poi queste qui so già come utilizzarle. Poi mi ha mandato delle perline a cuoricino nere, quanto sono belline, quanto sono belline. Ce l'ho chiare, ora ce l'ho anche nere, ci farò sicuramente una collana, bellissime. E sono 2, 4, 6, 8. Poi delle gocce sfaccettate, credo siano, non so come, vediamo se mi ce l'ha scritto. No, non mi ce l'ha scritto, vabbè, ma noi saremo fiduciosi e capiremo. Bellissime anche queste nere, che il nero si mette su tutto. Poi il nero sfina, come si può notare, sono tutta vestita di nero. Bisognerebbe mettersi qualcosa a collo alto per tappare il doppio mento, ma mi ripropongo di rimettermi a dieta e quindi nel prossimo mese il mio doppio mento sarà andato via, sicuramente. Che mi era venuto un visino magro e invece ora guarda quel visino ciccio bello. Vabbè, allora bando a discorsi, ma perché io mi perdo sempre in bischerate? Allora, poi queste, oddio, queste sono stupende. Sono dei dischi sfaccettati. Se mi dici che cos'è,
che non lo so se è una pietra dura. Semmai metti un commentino sotto e dimmi che cosa sono. Queste sono stupende, splendide, splendide, sono sei. Poi mi ha mandato delle chiusure dorate grosse, grazie a Dio che io non ce l'avevo, grosse così, bellissime. Poi queste per i terminali, sono praticamente i terminali capocorda, per teoricamente, allora, più piccinini nascano per il cordoncino, no, il cordoncino, come si chiamano? Scusate, sto per starnutire. La catenina cobra, ecco, però questi più grossi si possono mettere anche nei cordoncini, perché ora una ragazza mi ha scritto un sito spagnolo dove vendono la coda di topo, il nastrino di coda di topo da 1 mm, e quindi voglio vedere un attimino quello che c'hanno, perché voglio fare dei braccialetti al kumihimo, non so che, se si pronuncia così, quindi questi qui sicuramente mi serviranno. Poi, cabochons, che sono più di uno, ecco che cabochons. Allora, innanzitutto questo che è meraviglioso. Questa è una pietra dura, dimmi che cos'è perché ti adoro. È questo viola. Oh, si vede in videocamera, che miracolo è. Devo venire in ufficio io a girare video, bello capito. Cioè, ragazze, fo per dirvi, è bellissima. Cioè, io la adoro. Poi questo cabochon soft touch viola, cioè figliole, io li volevo comprare. Qui ci fa un anello, cioè figliole, guarda come sta questo anello. È per lui, è per lui. Poi, figliole, io vi adoro, te Cristina, o meglio Cristina, ma per gli amici Cristina, ti adoro, ti adoro, ti adoro, ti adoro. Grazie, 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 grazie. Non so quante volte dire grazie, guardate quanto sono spettacolari questi. Questo è argentone sicuramente, o argento tibetano, non lo so. Allora c'è la tartarughina, c'è la civetta, la stellina, la morte secca. La morte secca, ora non si vedrà niente, ma sono splendidi. C'è il pugno di ferro, questo qui. Anzi, c'è il dito in alto, tipo, posso dire una cosa, posso dire una cosa. Questo me lo metto sulla scrivania, così lo vedranno. Quando voglio dire qualcosa e nessuno mi considera mai. Allora, poi, ma quante cose, cioè io sto sfigurando allora a confronto a voi, perché cioè stavo guardando i video di Sara, Micetta Mao e questa figliola che è, aspetta, ora vi dico anche chi, Giulietta Creative, gli ha mandato una scatola praticamente riempita di qualsiasi cosa, cioè io mi ha dato una busta grossa, oh sì, praticamente, però è molto meno piena. Cioè, spero che comunque le persone alle quali ho mandato, che io sto partecipando a due swap, quello di Micetta Mao e quello di 68 Lori, spero che insomma siano contente di quello che io ho mandato, poi mi faranno sapere. Allora, dei charms, guardate quanto sono splendidi, io da questo ci ricavo lo stampo con la rubaforma, dopo lo fo subito, cioè sono bellissimi, dentro sono vuoti. Sono splendidi e sono tre. Poi, queste sono uguali, sì, mammi, no, sono quattro, scusate, ce n'era un'altra. Questa farfalla, guardate com'è questa farfalla, cioè, impressionante. C'è anche dietro molto bello, bellissimo. Io questa me la metto subito in una catena, subito proprio. Ah, mi sta nascendo un bollicino qui, che dolore. E poi questi due qui mi ci fo due orecchini. No, guardate come sono questi due civette quel cuoricino. Cioè, sono meravigliosi. Eccoli. Quindi, orecchino sarà perfetto. Questi. Poi, oddio, queste sono splendide. Cioè, io non sono abituata a ricevere regali. Ecco perché amo gli swap, perché non sono abituata a ricevere dei regali e quindi rimango sempre allibita. Ecco. Allora, figliole. Cioè, allucinante. 2, 4, 6 di queste che è vetro e murano, credo. Io ce l'ho però più piccole e con la foglia d'oro dentro.
Però ce n'ho tipo due, me ne rimaste o quattro, non mi ricordo. Ci volevo fare degli orecchini e quindi queste, siccome con orecchini, poi per le altre quattro che ci fo? Cioè, allora farò un bracciale con queste e con queste perché me l'ha date anche rettangolari e sono sei, ci faccio la collana lunga intercalata da queste che sono meravigliose praticamente. Cioè, veramente, cioè io vi invidio, voi tutte che siete di Roma, perché trovate delle cose che io qui neanche a piangere in arabo, come si suol dire. Poi mi ha mandato dei cipollotti che io non trovo da nessunissima parte, sono dei cristalli. Oh mio Dio, quanto luccicano! Cioè, figliole, sono splendidi. Cioè, guarda quanto è lungo sto filo. Allora inizia qui e finisce qui. Belli, cioè sono un disastro. Ma ancora non abbiamo finito. Meno male che il mio fusolare non sta arrivando, anche se sono in pausa pranzo, però non è che gli piaccia molto che faccia il video in ufficio. Però è l'unico posto dove ho un po' di luce. Allora, madreperle, due così, guardate quante sono belle. Splendide, maculate, bellissime. Poi, allora, qui sembra molto più viola in video, però è un fucsia, fucsia molto acceso, però in video viene viola. Ora, anche questo è forte. Vabbè, due così, poi due classiche tonde, così, ma guardate quante sono fatte bene. Cioè, io amo le madreperle. Le amo. Ora dovrò cominciare anche a incastonarle perché tra queste che mi ha regalato te, quelle che mi regalò Lucia, sono piena. Evviva, io vi amo. Allora, queste sono splendide. Cioè, dove l'hanno il buchino? Ah, l'hanno sopra, perfetto. Cioè, allora, sono proprio così come le vedete dal video, sono meravigliose. Sono quattro. Cioè, guardate da questa parte questo fiore. Bellissimo. Quattro così. Poi quattro triangoli, i triangoli ancora non li avevo mai visti, i triangoli di madreperla, questi sono bellissimi. Questi sono molto indecisa su come incastonarli. Sicuramente all'embroidery, mi dispiace tappare una faccia, mi dispiace, però all'embroidery verranno carini. E due fiorellini, guardate quanto sono belli questi fiorellini. Bellissimi. Queste sono tutto ciò che si può definire materiale creativo. Cioè, veramente ci potrei lavorare per un mese e non mi basterebbe il tempo. Cioè, grazie. Io non so che dirti, cioè, non sono molto prolissa di termini, aiuto, mi sta cadendo qualsiasi cosa, di termini nuovi, cioè non sono molto capace a parlare quando sono emozionata, però veramente, cioè, ti ringrazio tanto. E ora, perdonate il capo, ma è da lavare. Allora, e ora, meraviglia delle meraviglie, la reazione che me l'ha mandata nei mille bolle. Secondo me, conoscendo le poste, avrà detto mettiamoci un po' di mille bolle. Oh, c'è il suo bigliettino. Le reazioni di Cristina, Crestina, orecchini, bracciali, collane con pietre dure, mezzi cristalli, Swarovski, anche con Hello Kitty. Bellissimo. Già il bigliettino mi piace da morire. No! Cioè, veramente. È bellissima sta reazione. Io, scusate, mi avrò velato anche a voi. Allora, innanzitutto guardate il cartoncino. Allora, qui c'è il suo bigliettino, vabbè, logicamente. Allora, eccole. Allora, è un viola bellissimo, un viola metallizzato, veramente viola, tipo purple, bellissimo, bellissimo. Qui viene blu, ma è viola in realtà. E come mi ha scritto nel bigliettino, gli orecchini sono composti da un triangolo al peyote con delica viola e silver lined, come potete ben notare. Vi ho uno Swarovski da 4 color lavender, una perla da 8 mm rivestita e Monachelli in argento 925. Siccome sono sprovvista di campanelle, me le metterò adesso.
Grazie, io amo il viola. Se potessi mi tufferei nel viola e mi dipingerei di viola. Ma allora, guardate che figura, cioè, sono bellissime. Me le tengo. Belle, bellissime, grazie. Io sono rimasta basita di quello che mi hai regalato, veramente. Ti ringrazio tantissimo. Non so come cos'altro dirti per ringraziarti e spero, insomma, ci saranno altre occasioni, magari un'occasione per incontrarsi, spero. Ora dobbiamo fare il 9 di giugno un incontro con queste ragazze toscane, poi spero che si rifarà un incontro con le ragazze di Roma, che questa volta parteciperò sicuramente, non avrò problemi lavorativi perché stavolta voglio partecipare. E spero di incontrarti, per ringraziarti di persona e niente. Grazie mille, grazie ancora e basta, al prossimo video, ciao ciao!